Ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i canali YouTube e ti ricordo che sul canale ti potrai abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page e cliccare sul tastino abbonati. Cliccare sul tastino abbonati. E allora cerchiamo di capire un attimino mentre diciamo le cose vanno, cerchiamo di capire come si sviluppano questi fatti, come si sviluppano queste situazioni. E vediamo. Allora, cosa succede quando una persona evitante, una persona che si allontana, una persona che non ti dà esattamente quello che vuoi, capisce che ti ha perso, capisce che ti ha persa, capisce che diciamo ormai è giunto al, come se vol, se, come possiamo dire, è giunto al capolinea. Quando una persona con un comportamento evitante capisce di aver perso qualcuno, la sua reazione può essere complessa, può essere una reazione variegata. E salutiamo la nostra Carmela, è una bambola. La sua reazione può essere complessa, variegata. Le persone. Salutiamo anche Rosy. Rosy si mangia l'insalata di Nutella. Oggi Rosy si mangia l'insalata di Nutella. Fa un'insalata di bignè alla Nutella e se li mangia tutti. Bravissima, Rosy a dieta oggi. Si mangia l'insalata di bignè alla Nutella. L'insalata di bignè alla Nutella si mangia la nostra Rosy. Crema pasticcera, Nutella. E tutte queste cose se ne sta mangiando una vagonata, perché fa la dieta. Prima se ne mangiava, arrivavano con i tir, le vuotavano giù, quintalate di Nutella, lei era immersa nella Nutella, nuotava nella Nutella e mangiava dentro la Nutella, adesso si fa l'insalata di Nutella. E allora. Quindi comunque vediamo, allora, quando una persona con un comportamento evitante, una persona con un comportamento evitante capisce di aver perso qualcuno, la reazione può essere complessa, può essere variegata. Le persone che hanno tendenze evitanti tendono a evitare l'intimità emotiva. Per paura di ferire o di essere respinte. Quindi, tuttavia, dobbiamo tenere presente che la realizzazione di aver perso una persona significativa può scatenare, no, una serie di reazioni, soprattutto in persone che si rendono conto che hanno perso qualcuno di importante. Allora, intanto dobbiamo dire che c'è una consapevolezza e riflessione, no? Perché le persone evitanti spesso non sono consapevoli, no? Chi ti evita, chi si allontana, spesso non ha la consapevolezza, pensa di essere che le cose vadano sempre per il verso giusto, no? Inizialmente la persona, diciamo, evitante potrebbe sperimentare una fase di negazione. Salutiamo la cara Pagnocca Patrizia Perotti, potrebbe sperimentare una fase di negazione, potrebbe sperimentare una fase di indifferenza apparente, cioè potrebbe cercare di convincerci che la perdita non colpisce profondamente. La persona evitante è abituata, diciamo, a reprimere le emozioni, no, non gliene frega più di tanto, potrebbe mascherare, diciamo così, il dolore con un'apparente tranquillità, cioè cercando poi tutto sommato di mantenere una facciata di invulnerabilità. Quindi, con il passare del tempo, questa consapevolezza può trasformarsi, se vogliamo, in una riflessione, può trasformarsi in una riflessione in una riflessione più profonda, no? Perché teniamo presente che chi evita, chi teme, probabilmente teme anche il rifiuto, quindi,
con il passare del tempo potrebbe iniziare a riflettere più profondamente. Quindi l'assenza della persona che ha perso, quando tu gli farai capire in profondità che non c'è più trippa per gatti, che ti sei allontanata, che te ne sei andata, che non hai più interesse nei suoi confronti, questa persona evitante potrebbe ritrovarsi a rivivere dei momenti significativi, no? Magari momenti piacevoli passati con te, analizzando situazioni, comportamenti, insomma, che hanno portato alla rottura. Questo processo di introspezione può portare, diciamo, alla fine, alla luce dei sentimenti nascosti. Quindi è sempre importante, come dice la nostra cara pagnocca Patrizia Perotti, evitare l'evitante, no? Quindi una persona evitante potrebbe trovarsi a rivivere dei momenti magari reali o immaginativi che ha passato con te, che potrebbero essere dei momenti, come dire, stati significativi, potrebbe vivere l'abbandono, questo processo, ma tu devi fargli intendere veramente che te ne sei andato, devi fargli intendere veramente che non c'è più trippa per gatti. E quindi analizzando situazioni e comportamenti, questo processo di introspezione può portare, diciamo, alla luce, ad esempio, sentimenti nascosti e non espressi. Potrebbero far riemergere o far emergere il dolore e il rimpianto dell'abbandono. Quindi la riflessione potrebbe spingere la persona evitante a chiedersi che cosa ha portato come mai questa persona che prima era sempre disponibile, se n'è andata. E potrebbe anche fare una sorta di mea culpa, e questo è quello che tu devi fare, per questo che tu devi evitare l'evitante. Potrebbe fare una sorta di mea culpa avendo dei rammarichi e dispiaceri, avendo dei rimpianti oppure dei rimorsi, cioè potrebbe scattare dentro di lui il pentimento, pentimento per rimpianto, pentimento per rimorso, oppure per senso di colpa espresso da se stesso verso se stesso, quindi comunque rammarichi e dispiaceri. E questo processo, diciamo, appunto di introspezione può quindi portare alla luce dei sentimenti nascosti, non espressi, può emergere. Può emergere, scusate un attimo che c'è un coglione, non ho messo il blocco, l'ho messo il blocco, come mai? Il blocco l'ho messo, vediamo un po' di metterlo un po' più lungo. C'è un minchione, vediamo un po'. No, scusate. Oh, salutiamo la nostra. Scusate che elimino solo il minchione. Ah no, mi sono sbagliato. Ho eliminato la persona sbagliata, adesso ti ho ripristinato. Ti ho ripristinato. Non ci sono sti minchioni qua che rompono i coglioni. Guarda, prova un po' a scrivere, Carmine. Ti avevo bloccato. Aspetta che ti richiavo, Carmine. Che vedi, così ti prendi una chiavata in più perché ti avevo schiavato e ti sei richiavato. Ti ho richiavato. Allora, c'è il coglione lì, c'è il coglione. Allora, e l'abbiamo tolto dalle balle. Allora, quindi, questo è un punto fondamentale che dobbiamo prendere in considerazione, che dobbiamo prendere in considerazione. Ogni tanto arrivano sti cagacazzo, rompicoglioni, pezzi di merda di troll del cazzo. Questi pezzi di merda di troll. Allora, quindi dobbiamo riprendere
il concetto di fondo, dobbiamo riprendere quindi il concetto di fondo. E quindi chi vuole fare l'abbonamento si può abbonare, ovviamente. Allora, quindi scusate per il coso, ma ogni tanto arrivano i troll. Lanciamo i fulmini di Giove saette sui troll. Quindi lanciamo la maledizione dei troll, lanciamo l'anatema contro i troll, quindi che peste li colga, che peste, lanciamo l'anatema sui troll, le persone che, tanto questo cretino era pure abbonato al canale, era pure iscritto, perché io avevo messo il blocco, vabbè. Allora, comunque, la persona evitante potrebbe sperimentare, diciamo, una fase di negazione o una fase di indifferenza apparente, no? Però, come dicevo, può emergere il rimpianto, può emergere, diciamo, può emergere, come dire, la rottura nella relazione, no? Potrebbero iniziare a cambiare i comportamenti. Quindi la riflessione potrebbe spingere questa persona evitante a chiedergli, no? A farsi delle domande e quindi anche a fare il mea culpa. Questa presa di coscienza può anche essere dolorosa, questa presa di coscienza può anche essere dolorosa, ma sicuramente può anche essere illuminante, può offrire l'opportunità di comprendere meglio se stessi, può offrire l'opportunità di comprendere meglio le proprie dinamiche relazionali. Questo è un altro punto importante, la consapevolezza dei propri errori e delle proprie paure, perché può rendersi conto veramente quando tu lo eviti, quando tu eviti l'evitante, si rende conto anche di aver commesso degli errori e quindi potrebbe anche modificare un po' i suoi schemi comportamentali, perché teniamo presente che quando viviamo una forte, diciamo, quando viviamo una forte una scioccante, diciamo, emozione, questa ci destruttura i comportamenti, no? Quindi affrontare e modificare i propri schemi potrebbe avvenire quasi istantaneamente. Quindi, paradossalmente, la persona che prima era evitante potrebbe innamorarsi, potrebbe coinvolgersi, perché il sentimento di rimpianto è fortemente destrutturante e quindi è molto importante far vivere veramente a questa persona il fatto che tu te ne sei andato, non soltanto così, tanto per, ma deve essere un qualcosa di forte, di potente. Una volta che l'evitante inizia a riflettere, inizia a pensare, è veramente possibile che emergano rimpianti, che emergano rimorsi, che emergano delle rammarichi e sofferenze fondamentalmente. Quindi è molto importante il pentimento lo potrà sopraffare e i rammarichi e i dispiaceri possono farlo stare veramente male. Quindi questa riflessione, diciamo, può portarla alla consapevolezza che i propri comportamenti evitanti hanno giocato un ruolo significativo nella perdita di questa relazione. Potrebbero riconoscere che il loro costante distacco emotivo, la tendenza a fuggire dalle altre persone, ad allontanarsi, la paura di essere vulnerabili, in un certo senso, è eroso gradualmente il legame con questa persona. Quindi il rimorso o il rimpianto può diventare per questa persona un peso considerevole. Potrebbe pentirsi di non aver affrontato, ad esempio, le proprie paure, di non aver comunicato in modo più aperto, più sincero. Queste situazioni, in cui hanno scelto di chiudersi, lo distruggeranno. Più saltiamo la frittella, piuttosto che gli causeranno una profonda sensazione di tristezza e di perdita. Quindi ogni occasione mancata per connettersi emotivamente diventerà un motivo di rimpianto, diventerà un rammarico, un dispiacere profondo e amplificherà dentro questa persona
il dolore della separazione. Quindi, e questo è molto importante, questi sentimenti di rimpianto possono essere anche accompagnati talvolta da una dolorosa realizzazione delle conseguenze del loro comportamento. Però loro possono rendersi conto, beh, abbiamo la nostra Rosy che vede frittelle dappertutto, eh. Vedete la nostra Rosy, ciao frittella, lei vede frittelle dappertutto, la nostra Rosy oggi che è a dieta, perché a dieta si sta facendo un'insalata, si sta facendo un'insalata di bignè alla Nutella, la nostra Rosy si mangerà un'insalatona da 4 kg di bignè di Nutella, quindi oggi il pasto della nostra Rosy sarà un'insalatona di bignè alla Nutella, perché a dieta di solito se ne mangia 32 kg, oggi solo 4 kg, salutiamo anche Mira, oggi solo 4 kg di bignè alla Nutella per Rosy, l'insalata di bignè alla Nutella. E quindi il rimorso può diventare considerevole fondamentalmente. Quindi questi sentimenti di rimpianto possono essere accompagnati anche da una dolorosa realizzazione delle conseguenze del loro comportamento. La persona evitante quindi potrebbe rendersi conto di aver perso veramente qualcuno che teneva loro, e questa è la loro maledizione, la maledizione di Tutankhamon che si abbatte sulle persone abitanti. Questa consapevolezza gli genererà profondamente dentro di loro un senso di colpa, un riconoscimento delle loro mancanze, una tristezza profonda per ciò che è andato perduto. Quindi il rimpianto può anche fungere da catalizzatore per il cambiamento. Quindi sentirsi sopraffatti dal dolore, dalla tristezza può motivare fortemente l'evitante a comprendere meglio se stesso, finalmente a lavorare sui propri schemi comportamentali, ma tu devi fargli vedere fino in fondo che te ne sei andato, devi abbandonarlo come un cane improvvisamente, senza dargli tregua, lascialo, lascialo definitivamente. E questo in sintesi, diciamo, i sentimenti, i rammarichi e i dispiaceri rappresenteranno una fase cruciale per il cambiamento, perché il dolore è fortemente ipnotico. Noi cambiamo attraverso il dolore ci può trasformare, non è la gioia che ci cambia, è il dolore. Pensateci bene a questa cosa, se voi volete cambiare una persona, dovete infliggergli dolore, non dovete infliggergli gioia, cioè infliggergli, la gioia non si infligge. Perché se infliggete dolore, se riuscite a produrgli dolore, allora produrrete anche un cambiamento. Attraverso il dolore, in qualunque situazione, è il dolore che ci fa cambiare, anche per eventi che capitano nella nostra vita. Sono gli eventi più dolorosi che ci fanno cambiare. Difficilmente le persone cambiano quando vivono una sensazione, di benessere o quando non vivono nessuna sensazione. E le malattie, esatto, brava Miriam, le malattie o altre cose ti cambiano, ti rendono più selettiva. È il dolore che cambia, purtroppo il dolore, ma anche eventi, no? Perdite di persone, situazioni di questo genere, sono gli eventi dolorosi che ci cambiano, perché il dolore è fortemente ipnotico. Se vogliamo, il dolore è fortemente ipnotico. E quindi in alcuni casi la persona evitante potrebbe tentare di riparare la relazione, potrebbe tentare, no? Dopo aver riconosciuto l'impatto del suo comportamento, questa fase si può manifestare ad esempio attraverso dei tentativi di riconnessione, è molto importante, attraverso dei tentativi di riconnessione. E quindi talvolta scuse sincere, promesse di cambiamento. Qua bisogna stare attenti perché questo è un punto importante. Talvolta le scuse possono essere sincere, la persona evitante potrebbe cercare di esprimere il proprio rimorso, cioè il proprio pentimento, diciamo, per i rimorsi, i propri rammarichi, cerca di esorcizzarli
attraverso delle scuse. Poi queste scuse potrebbero risolversi attraverso delle promesse di cambiamento, però qua bisogna stare all'occhio a non farsi fregare, perché spesso l'evitante, spinto o spinta dal desiderio di riconquista, può fare promesse di cambiamento. In alcuni casi queste promesse di cambiamento potrebbero essere reali, concrete, perché il dolore può aver scatenato qualcosa, in altri casi poi ci può essere un ritorno, diciamo, alla situazione, no? Ci possono essere poi delle difficoltà a mantenere l'impegno, perché la promessa è la promessa, poi il mantenimento della promessa è un'altra cosa. Le promesse di cambiamento possono essere difficili da mantenere per persone che sono comunque in qualche modo evitanti, no? Perché le persone evitanti tendono anche a ritirarsi dalle difficoltà, tendono a evitare, appunto, essendo evitanti, anche le difficoltà, hanno paura anche dell'intimità, l'intimità li spaventa, quindi non è detto che le cose vanno a buon fine. Comunque i tentativi di riparazione, i tentativi di riconquista potrebbero essere sicuramente un segnale positivo, un desiderio di cambiamento, di riconciliazione. È importante che l'evitante sia supportato adeguatamente nel suo percorso, ovviamente. Magari dovrebbe fare un percorso supportato in qualche modo, altrimenti rischia che poi restino parole al vento, promesse vane. D'altra parte, non è che tutte le persone evitanti reagiscono in questo modo, ci sono alcuni che invece potrebbero addirittura chiudersi, no? Non tutti gli evitanti reagiscono cercando di riparare, grazie Miriam, non tutti gli evitanti cercano di riparare comunque la relazione, potrebbero alcuni, diciamo, potrebbero reagire cercando di ritirarsi ulteriormente, diventare ancora più evitante. A quel punto lì devi lasciar perdere, ovviamente non devi insistere. Questo isolamento, diciamo che poi alla fine rappresenta una strategia di autodifesa, è un modo di evitare ulteriori sofferenze. Insomma, ci sono persone che proprio non ne vogliono sapere, che proprio non ne vogliono sapere di avere, diciamo, una relazione, e questo è un dato di fatto fondamentalmente. Quindi, per proteggersi dal dolore della perdita, potrebbero costruire delle barriere emotive ancora più robuste fondamentalmente. Questo rafforzamento delle difese può manifestarsi attraverso ancora un maggior distacco emotivo e un menefreghismo, cioè nega i non è che i sentimenti non ce l'ha, è che li nega attraverso il meccanismo, grazie Miriam, attraverso il meccanismo della negazione. La persona può diventare ancora più riservata, ancora più chiusa e entrare in una sorta di isolamento, se vogliamo, volontario. Però, sebbene l'isolamento, diciamo, possa offrire da un certo punto di vista una temporanea, perché se vogliamo è temporanea, sensazione di sicurezza, a lungo termine può comunque portare un senso di vuoto, e questo senso di vuoto può farla arrivare al dolore, perché è lì che dovete farla arrivare, al dolore, è il dolore che trasforma, ai rammarichi e dispiacere, alle sensazioni di dolore. Quindi l'isolamento può farla arrivare a stati depressivi, stati, e poi, diciamo, spingerlo fondamentalmente. Salutiamo Roxy, spingerlo al dolore, quindi al dolore e di conseguenza anche al cambiamento. E questa è la prima apertura, no? Se non fai provare dolore, l'evitante non ritornerà. Questo devi tenerlo presente, è un fattore fondamentale. Quindi scordati che una persona evitante, ma continua a rompermi i coglioni, una persona evitante, diciamo, una persona evitante, se non prova dolore, se non entra in una situazione di dolore, non si libererà comunque. Quindi il dolore dovete farglielo provare, perché altrimenti si innescherà soltanto un meccanismo di difesa più forte che non porterà poi di fatto nessun risultato. Quindi questo è un po' quello che dovete imparare a fare.
Ovviamente, come dicevamo, ci sono, no? Poi delle cose che provano. Non è che le persone, ci sono alcune persone di tanti che invece fanno dopo aver vissuto il dolore, però la chiave di volta è il dolore, fanno un percorso di crescita personale, un percorso di miglioramento, cioè la perdita può diventare un potente catalizzatore per la loro crescita personale, la realizzazione di aver perso veramente qualcuno di importante, ma tu devi farglielo vivere attraverso il no contact, attraverso l'allontanamento, attraverso il non rispondere totalmente ai loro messaggi, non prendere in considerazione. Devi imparare a fare questo perché la realizzazione di aver perso qualcuno può innescare questo processo di dolore, di cambiamento e spingendo attraverso un percorso di crescita personale. E questo è un punto molto importante. La consapevolezza del dolore e del rimpianto motiva sicuramente le persone a migliorare, motiva sicuramente le persone ad avere un desiderio di comprensione più forte. Questo è un punto fondamentale, no? Li può portare ad affrontare le insicurezze e può portare ad aprirsi, perché diciamoci la verità, il dolore è fortemente ipnotico. Se voi fate provare il dolore, potete cambiare, potete trasformare, potete modificare anche persone evitanti, quindi ci possono essere dei cambiamenti anche profondi. Ovviamente poi bisogna sempre vedere l'impatto a lungo termine, perché poi nel breve termine, nel lungo termine, ripeto, non è detto che le cose vadano sempre per il verso giusto. Quindi questo, l'impatto della perdita su una persona può avere sicuramente tendenze, un cambiamento, però talvolta questo cambiamento poi è limitato nel breve termine. A lungo termine, diciamo, la persistenza degli schemi evitanti, l'allontanamento. La live sugli Elohim la farò, non lo so, ci devo pensare, ma la faccio, Miriam, devo solo vedere. Non tutti gli schemi, diciamo, riescono a superare, come dire, le difese emotive, per cui talvolta questi schemi possono ripresentarsi e la paura di essere vulnerabili può prendere sopravvento, per cui questa persona tenderà di nuovo ad allontanarsi. Quindi, in conclusione, diciamo, bisogna vedere, l'impatto a lungo termine può variare notevolmente. Ci sono persone che veramente quando vivono un dolore poi si cambiano, si trasformano e le cose tornano, diciamo, per certi versi nella modalità corrente. In altri casi, invece, l'esperienza della perdita rimane un punto di svolta che modella, fa cambiare, ma per poco tempo. Bene, bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così.